Il prossimo governo Meloni dovrà prendere decisioni importanti sul clima e sull'ambiente. Sono almeno tre i fronti aperti. Proviamo a vederli con tre grafici. Il primo tema è quello che riguarda la crisi energetica e il prezzo del gas. Il governo uscente ha confermato che avremo abbastanza gas per superare l'inverno, ma i prezzi rimarranno volatili. Questo grafico mostra l'aumento del prezzo nell'ultimo anno. Qui è quando è iniziata la guerra, per esempio, una delle principali cause di questi aumenti. Il governo ora dovrà trovare un modo per tamponare questi prezzi, o a livello nazionale o a livello europeo, e dovrà trovare anche nuove forniture. In campagna elettorale Fratelli d'Italia ha detto di voler puntare su giacimenti italiani. Il secondo tema invece riguarda le rinnovabili e la cosiddetta transizione energetica. Questo perché la partita a lungo termine non poggia sul gas, bensì sulle rinnovabili. A oggi questo tipo di energia contribuisce però solo al 19% del mix energetico o, se consideriamo i consumi energetici e basta, solo al 35%. Il PNRR, se non verrà modificato dal nuovo governo, punta a investire su tanti nuovi impianti, ma negli scorsi anni, durante il governo Draghi, sono stati tanti i rallentamenti e gli intoppi burocratici, che hanno quindi dato una crescita molto minore di quanto ci aspettavamo. La transizione ecologica, insomma, deve ancora partire. Il terzo tema, invece, è quello del rischio idrogeologico e della nostra capacità di adattamento. Questo perché l'Italia, nell'ultimo anno, solo fino a ottobre, ha subito già 233 eventi meteo estremi. Un aumento rilevante se guardiamo e confrontiamo gli ultimi anni. Il nostro territorio è sempre più fragile perché abbiamo costruito tanto e spesso facendo poca attenzione ai mutamenti del clima. Adattarsi al climate change, costruendo meglio e proteggendo le nostre città, è tanto importante quanto cercare di mitigarne gli effetti. Insomma, seppure la coalizione di centrodestra non abbia mostrato particolare interesse durante la campagna elettorale riguardo i temi del clima, ora affrontarli sarà per loro non una questione di volontà, ma di necessità.